sul mio canale. Oggi ragazzi è una giornatona intensissima, primo giorno di università e trasloco definitivo nella mia casa definitiva qua a Lleida. Infatti ho tutte le valigie pronte, ieri per l'ultima volta ho dovuto rifarle. Comunque adesso tra poco uscirò di casa, andrò prima di tutto a vedere l'università. Ci sono già stata ma l'ho vista da fuori. Soprattutto sarà una giornata devastante alla fine, però devo dire che sono molto carica. A questo punto usciamo. Ragazzi, non volevano farmi sentire la mancanza di Milano ed eccoci qua, il nebbione la mattina. Ho qua tutto il mio orario sul telefono, tutta la gente che come me sta marciando verso l'università. Ragazzi, io sto andando davvero davvero a caso perché non so qual è il numero dell'edificio, cioè so l'aula ma non so come sono divisi gli edifici, quindi adesso l'unica è chiedere. Finito lezione stamattina, ragazzi, sono super soddisfatta. Non vedo l'ora di arrivare a casa e spiegarvi tutto bene perché adesso sto scappando per fare il check-in in casa nuova. E ragazzi, gli esami sono molto più facili, più corti. Vi dico solo che non ci sono i libri, tutto su slide. Ci vediamo dopo direttamente in casa nuova che vi spiego tutto. Prenotato il taxi chiamando, non pensavo di essere in grado, invece è andata. E tutta questa roba qua dovrà venire con me. Non so, le cose sono proliferate. Qua c'è Francesca. Ciao. Ecco, ve la presento così. Allora, lei sarà la mia compagna di casa. Adesso ci trasferiamo insieme. Questo e... Sì, mi sa che mi hai battuta. Esatto, mi hai battuta alla grande. Ce l'abbiamo fatta, sudate da 1 a 10 quanto? Tengo fa caldissimo, ragazzi. Arrivate nella nuova casa, ragazzi, è stupenda. Adesso ve la faccio un po' vedere. C'è subito, appena si entra, uno specchio, bellissimo. Poi abbiamo di qua la sala, di qua c'è la stanza di Khalid, la cucina, qua c'è la stanza di Francesca. Super luminosa, con bellissime coperte arancioni. Abbiamo la camera di Oscar, che è il più fortunato, guardate che stanza c'ha. Abbiamo il bagno con lavatrice, asciugatrice, tutto e soprattutto, cioè guardate che specchio. E c'è poi la mia stanzetta, eccola qui. L'unico problema è che questo è il mio armadio, quindi non so come ci faccio far stare tutto. Ho questi buchetti. Sono felicissima, mi piace un sacco e anche i miei coinquilini sono simpaticissimi perché li ho conosciuti in giro, quindi sono mega felice. Casa nuova, ovviamente non c'è niente da mangiare, no. È ora di pranzo, siamo abbastanza affamate, oltretutto ragazzi la temperatura è di 20 gradi probabilmente perché io sono così e ho caldissimo. Vado a lezione dalle 4:30 alle 20:30. Aspettate che forse mi investo, ok? Alle 20:30 e poi niente, mi sa che metterò a posto un po' di cose e vi spiegherò bene anche come funziona qua, le materie, gli esami, le presenze e quanti esami andrò a fare, tutte queste cose qua. Ok ragazzi, anche la mia giornata universitaria, e che giornata universitaria, finisce qua. Ma non alle 8:30, bensì alle 7:15. Perché praticamente pensavo di avere lezioni fino a quell'ora, ma mancava il professore, quindi abbiamo già iniziato alla grande. Nonostante ciò vi spiego un po' come è andata oggi. Allora, prima di tutto io pensavo di non capire niente, di non riuscire a prendere appunti, di non riuscire proprio a seguire, cioè in classe ma seduta lì a perdere tempo. Non è stato assolutamente così, cioè io vi giuro che ho capito praticamente tutto, a parte alcune cose quando ad esempio parlavano in catalano molto stretto e lì vabbè ovvio non capivo niente, però comunque le slide erano in castigliano e ho fatto già gruppo. Ragazzi, ho conosciuto delle ragazze fantastiche che sono di qua, ci siamo pure andate a bere un caffè nella pausa perché non è che si fa la lezione comunque dalle 9 a mezzogiorno e mezzo, abbiamo fatto mezz'ora di pausa, andiamo a bere un caffè, allora sì, ce la siamo anche un po' raccontata
e mi sono divertita molto. Qua praticamente è tutto diverso. Il voto non è dato soltanto dall'esame finale, quindi tutti gli esami sono divisi e questi due test sono spesso a crocette e valgono, mi sembra, il 25% del voto finale ciascuno. Poi la presenza in classe fa media, vale il 10% del voto, e poi ci sono un sacco di lavori da fare in classe, quindi divisi in gruppi, e anche lavori a casa. Più facile, ragazzi, secondo me sì, anche se comunque le ore sono tante, perché per fare il progetto, per fare il lavoro in gruppo e tutto il resto ci vuole tempo. Però sono molto soddisfatta e molto felice, soprattutto di aver capito quello che i professori spiegavano, e non me l'aspettavo. E se volete poi farò un video anche più approfondito su questo tema, ad esempio la differenza tra università spagnole e università italiane. Adesso ho fatto soltanto due corsi, quindi non è che so bene dirvi, però comunque a fine settimana sto provando a darvi delle informazioni più concrete e sicuramente più specifiche e utili. Detto ciò, adesso svuoto tutta la valigia di nuovo, faccio un bel po' di lavatrici perché ho tipo diviso la roba sporca, la roba pulita nella valigia, ma non è cosa. Ok ragazzi, questa giornata si è quasi conclusa, vi giuro è stata super 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 intensa, ma nonostante la stanchezza la skincare non si può mai saltare, quindi incominciamo lo struccaggio di questa faccia completamente distrutta dalla vita. Dato che oggi ho un po' di tempo, farò anche una bella maschera con Foreo UFO. Conclude qua, ma detta anche l'inizio di una nuova esperienza. Come sapete, ci tengo tantissimo a portarvi con me durante tutti questi 5 mesi. Oltretutto ho intenzione di fare a breve anche un Q&A, quindi se avete anche delle domande riguardo l'Erasmus o comunque questo ambito, scrivetemi tutto qua sotto che poi risponderò. Come al solito, se tutto ciò è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!